Molto contento di essere qua con voi perché mi sento vicino in modo particolare a voi perché vengo comunque dalla gavetta, la mia storia parla chiaro. Ho fatto un anno in eccellenza e 4 anni di Serie D, quindi so cosa vuol dire allenare nelle difficoltà, perché io ho allenato 10 anni tra il settore giovanile a Vicenza, a Bassano e l'anno di eccellenza è di sullo sterrato, e quindi non è semplice. Poi quest'anno ero contentissimo perché comunque là avevo campo sintetico, campo misto, campo d'erba, campo come il Real Madrid, campo quello come quello del Barcellona, quel misto, quindi una cosa meravigliosa. Però le cose che ho fatto lì le facevo anche nei campetti dove c'erano i ciuffi, dove rimbalzava male, perché comunque sei un certo tipo di idea calcistica. E li devi allenare lo stesso anche quando i campi sono brutti, perché in eccellenza in D troviamo il 70% dei campi che non sono tanto a posto, quindi è importante che li alleniamo nelle difficoltà e cercando di non fargli buttare via la palla e di cercare di essere più efficaci possibile. Avevo preparato due slide, due video dove volevo parlare un po' dei centrocampisti centrali, che può essere il play, oppure avevo preso come esempi Busquets del Barcellona e De Jong, che gioca a due nell'Ajax. Penso che siano proprio le due figure, il primo che ha fatto la storia e il secondo penso che sia il giocatore più forte, secondo me, è nato negli ultimi anni, perché veramente sarà il giocatore del futuro. Infatti hanno visto bene di prenderlo per sostituire il vecchio, tra virgolette. Comunque non so se lo sapete che clausola rescissoria che ha Busquets, 500 bombe di clausola rescissoria, penso che non ce l'abbia neanche Ronaldo, per farvi capire, perché non si parla mai di Busquets, si vede anche poco in campo, però 500 bombe di clausola rescissoria, quindi giocatore veramente stratosferico. Avevo preparato questo video, aspettiamo un altro po', dove il concetto che hanno loro è sempre quello di comunque cercare l'imbucata senza fretta. Non è necessario iniziare da una parte, come vediamo molto spesso anche nelle nostre categorie, e si va sempre per voler imbucare dentro con calma. E lui c'è sempre questa tranquillità dove riesce a prendere, a saltare sempre la linea dei centrocampisti avversari per mettere la palla sui piedi a Suarez, a Neymar, a Messi, eccetera.